Vedi quella tromba lì, bellina, di quei cittadini? Sì. Ha rotto la fotografia. Non ha senso. Inizia così il viaggio all'interno del cimitero di Tegoleto, dove pochi giorni fa alcuni ignoti si sono introdotti nel camposanto con l'unico scopo di danneggiare le lapidi e le fotografie dei defunti. Un episodio che si è poi ripetuto anche nel piccolo cimitero a metà strada tra Tuori e Badialpino e che si aggiunge a quelli già noti avvenuti nel comune di Arezzo, a Policiano. Io me ne accorgo perché c'era qui in terra quei cosi lì. Sì, sì, sì. Erano qui in terra e... Ma se vedete lì, quella lì. 4, 21. Pezzi di ceramica ovunque, porta fotografie con il vetro inclinato e qualche vaso rovesciato. È quanto ha trovato chi si è recato di prima mattina al cimitero di Tegoleto dopo la visita dei soliti ignoti che hanno mandato in frantumi le immagini dei defunti colpendole con sassi e altri oggetti. È la prima volta che nel comune di Civitella si verificano episodi di questo genere all'interno dei cimiteri. Certo, in passato era capitato di assistere alla scomparsa di mazzi di fiori e a piccoli furti nei parcheggi, per non parlare poi delle grondaie e rame letteralmente volatilizzate che hanno lasciato così spazio a quelle ben più economiche in plastica. Eppure nessuno prima di oggi aveva memoria di atti vandalici. Del fatto se ne stanno occupando i carabinieri della stazione di Badialpino, che stanno cercando di scoprire l'autore o gli autori della bravata nei cimiteri, già perché oltre alle 5 tombe di Tegoleto sono state danneggiate anche 6 tombe nel piccolo camposanto nei pressi di Tuori. Anche lì lo stesso scenario, fotografie in frantumi, forse prese a sassate da chi non sapeva come combattere la propria noia.